Portami il prete. Ha permesso questo? Ebbene, amici fratelli della congrega, perché questo libro di Stephen King per coprire la stempiatura è uno stratagemma utilizzato nel cinema quando non si dispone di effetti speciali. Basta un parrucchino. Ora, parrucconi, uomini da parrocchia, vi piacciono questi video ironici, quasi blasfemi, ripieni di turpiloquio, triviali, scurrili, volgari, il volgo, il popolo, la religione? Non c'è più, non c'è più religione. Escono dei film allucinanti. Prima ho visto qualcosa che non avrei dovuto vedere. Mentre, essendo io un narcisista, anche un artista, in passato fancazzista, uomo che soffrì pene dell'inferno, agghiaccianti, ecco, rivedendo un mio video è partito l'annuncio pubblicitario di un film di cui intravidi una locandina, oserei dire cimiteriale, in realtà orrenda, non confondere con orrifica o dolorifica, orrida insomma, maniera abissale, l'esorcista del Papa. Ed è partito questo filmato, non dormirò stanotte, no, mi sono spaventato. Fa veramente morire da ridere. Russell Crowe dopo il gladiatore, ancora una volta doppiato da Luca Vardaward. Non ho mai capito come cazzo si pronunci esattamente. Io comunque sono John Wick, mi doppio da solo. Ecco, padre Amort con la panza dopo essere stato gladiator. Adesso sarà interpretato suo figlio da Paul Mescal. Da confondere l'attore Pedro Pascal. Pascal versione spagnoleggiante, diciamo così, di Pasquale. È finito il carnevale. Il 25 dicembre, come ogni anno, la ricorrenza cade sempre nello stesso giorno, a differenza della Pasqua, ecco. 5 dicembre, adesso mi sto perdendo. Mi ricordo della mia adolescenza. Dicevo, veramente una via crucis. Vi fu un periodo in cui mi identificai in Giovanna d'Arco e pregavo con Rosario, ma affidai e aggrappai alla fede perché ero un infedele. Un disertore della vita, e dopo aver recitato Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Tecum, insomma il Rosario, più i Paternoster, come Mandy Mandy, vi ricordate della trasmissione del Re per una notte, che prese il titolo, dal titolo italiano, un film di Scorsese, Re per una notte, The King of Comedy, dopo aver recitato il Rosario, 50 Ave Maria. Ho vinto qualche corsa? Tanta gente crede davvero nell'aldilà. Dobbiamo pensare a quello che sta qua. Roba veramente mostruosa. Questo bambino che inveisce. E io pensando al mio futuro, non vedo nulla. Il vuoto cosmico. Continuerò a fare il comico, no? Rimestando nel mio passato, riflettendovi. Mi viene da bestemmiare. Porco Dio! Puttana la Madonna! Madonna dell'incoronata!
Sono bavaresco, l'esorciccio, film imbattibile, secondo me superiore anche all'originale. Ne è un remake, una parodia sui generis, l'esorcista, un'altra cagata, ecco. Secondo me sarà meglio il rifacimento di David Gordon Green. Uomini, il falò ne sa uno più del diavolo, quindi non può ottenere Pazuzu. Ma può credere che Russell Crowe oramai è un attore crocifisso, non ascenderà più nei campi Elysii, non è più quell'attore idilliaco, e mette davvero paura. Adesso pesa 150 kg, c'è anche Franco Nero, non era morto. Cambagora. Non è andato a trovare Dio? L'esorcista del Papa. Nel 2023 dobbiamo assistere a queste sconcezze. Regia di Giulio Cesare. Julius. Spagnolo. Julius Avery. Ave Maria, grazia plena. Russell Crowe, quanto è stato pagato per prostituirsi a mo' di Maddalena, eh? L'esorcista del sui migliori grandi schermi, cioè quelli peggiori. Oddio, sono un uomo dal viso cadaverico, un uomo distrutto, affranto. Devo affidarmi alla divina provvidenza, andare a Lourdes, a Fatima. Ma voi credete nei miracoli? Quello che vi posso dire è che siete dei miscredenti. Solo io posso portare in alto, al settimo cielo, la settima arte. Insomma, questo falò. La vogliamo dire la verità? È un uomo che sa recitare meglio di Russell Crowe. Dirigerò un film, sì, un film sulla mia vita, la storia dell'esorcismo che riuscì a compiere da solo, da solo. Grazie al potere messianico della mia mente. Uomini, questo è il verbo. Tramandare ai vostri posteriori. Sono un uomo evangelico. Sono un incarnato Vangelo. Ma è morto quel compositore di colonne sonore, Vangelis. Vangelis, quello di Blade Runner, di momenti di gloria, gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù. Se un diavolo tu accendi, un diavolo in me, che mondo, che mondo. Molte persone credono a Satana, al diavolo, e si indiavolano, eh. Se uno è ateo, allora devi dire loro, no, no, io credo, non scomunicatevi fra di voi, tanto io sono già scomunicato, voglio comunicarvi che Belzebù e forse Barba Blu, Pasquale, vi ricordate? Totò. Pasquale, Pasquale Zagaria, che fu bocciato nel provino sostenuto con Totò. Sì, Totò, glielo dite metaforicamente nel popò. Lino Banfi. Uomini, lo so,
Si fa dura la vita. Soffriremo ancora, patiremo, saremo angariati, feriti e cornificati. L'esorcista del Papa. Oddio, adesso devo bere una camomilla, se no non prenderò sonno. Che cosa? Voi prendete i tranquillanti. Perché? Siete posseduti da qualche demone nella vostra testa, eh? O siete posseduti dalla demenza, e così il falò con la chierica, è un chierichetto, si può dire anche chierichetto, l'acidi, l'acidichis, l'acidi. Acidi? Acidi? È un peccato capitale. L'acidi? L'acidi como? L'acidi cazzo? L'acidi? 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 No, no, io forse lui vuole uccidere qualcuno. L'acidi? 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 I capelli stanno andando a Troia, cazzo. Troi, Troi, il gladiatore, il peplum, 10 comandamenti, 10 comandamenti.